Sono ancora incontri con, ovviamente, con il regolamento pro, quindi vedremo tre round da 5 minuti. È stata una serata di grandi emozioni, si sta ancora festeggiando la vittoria di Carlo, molto emozionato perché è tornato. E nel frattempo si preparano gli atleti del main event. Ecco, io a questo punto avevo preparato una meravigliosa coreografia che mi sembra il momento giusto per... Che dite? Ah no, no, non c'è il tempo per la coreografia, va bene, peccato, non sapete cosa vi state perdendo. In realtà avevo anche un monologo che è più breve, che forse avevo lasciato il teschio lì, ce l'aveva appunto il doc, ma no, non c'è tempo neanche per il monologo, non sapete che cosa vi perdete, ma non ci perdiamo un grande spettacolo. Io, se gli atleti sono pronti per il main event, io ripresenterei da capo il grande atleta moldavo che questa sera si batte per conquistare la cintura dello Storm contro il nostro pennese. Eccolo per l'UFC Moldavia, Adrian Sircu. Adrian Sircu. E adesso lo sfidante per il team Ung Moon, con un record personale di 6 vittorie e una sconfitta, conosciuto come Zio Giuliano, Kamikaze, 5 secondi, testa di ferro, Hammerhead, martello, entra nella gabbia, Giuliano Capitan Pennese!
Tre round da 5 minuti, MMA Pro Rules, arbitra Fabio Tarasso.
KO tecnico Adrian Sirku. Un incontro eccezionale in cui si sono dati fino alla fine con un altro grande colpo di scena. Adrian Sirku conquista la cintura dello Storm. Senti Adrian Sirku, vuoi dire qualcosa? Non vorrei ringraziare il mio allenatore, cioè io e anche l'allenatore mio che è stato Alfredo Achilli, e grazie a tutti quanti voi che è stata un'accoglienza calorosa, grazie a tutti quanti, grazie mille. Grazie, grazie ad Adrian Sirku, al suo team. Sappiamo che non è semplice combattere fuori casa, quindi complimenti per questo splendido match, complimenti allo straordinario Giuliano Pennese che si è dato fino alla fine, così come il suo avversario. Io adesso, visto che la serata volge al termine, volevo nuovamente ringraziare lo staff straordinario che ha immaginato, architettato tutto ciò, e tutti gli atleti che si sono dati fino in fondo, portandoci con loro nel loro viaggio, facendoci emozionare. Quindi a tutti buonanotte e arrivederci alla prossima edizione dello Storm. Buonanotte.